Ciao, ti do il benvenuto su Historia. Da anni Historia è impegnata in questo progetto che fonde la tecnologia con l'ambito umanistico, questo con un duplice obiettivo: valorizzare il ricco patrimonio culturale che caratterizza il territorio europeo e mediterraneo e sviluppare competenze tecniche e scientifiche in ambito scolastico. In un progetto di storia andiamo a realizzare un'audioguida tattile, che è un oggetto come questo. L'audioguida tattile consiste in una stampa 3D rappresentante un monumento o un altro luogo di interesse culturale. Sulla superficie sono inseriti dei sensori tattili di colore nero che attivano dei contenuti multimediali. Il dispositivo Historia è pensato per rendere accessibile la divulgazione dei beni culturali. Progettato per essere utilizzato da chiunque, comprese persone non vedenti e ipovedenti. Ma cosa significa che realizziamo a scuola un dispositivo interattivo? Devi sapere che Historia è pensata come un'attività didattica che dura dalle 30 alle 60 ore. Durante il percorso didattico sono gli allievi a produrre in classe un dispositivo Historia su un bene culturale della città in cui ha sede la scuola. Gli studenti progettano e realizzano contenuti multimediali che raccontano il monumento, lo disegnano in 3D e sviluppano le componenti tecnologiche che lo rendono interattivo. Historia si sviluppa principalmente come percorsi rivolti agli studenti delle scuole secondarie, ma abbiamo anche progetti con classi di insegnanti, professionisti e in contesti di formazione per adulti, compresi i programmi per la terza età. I laboratori sono finalizzati allo sviluppo di competenze STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Ma vogliamo dimostrare che queste competenze non sono limitate al mondo tecnico-scientifico e possono essere applicate con successo in ambiti umanistici, culturali e sociali. Historia rappresenta un progetto di umanesimo digitale e un atto di partecipazione dal basso alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Ha coinvolto migliaia di studenti e docenti e offre agli istituti scolastici l'opportunità di realizzare attività che, oltre a fornire benefici educativi, contribuiscono all'arricchimento del territorio, seguendo i principi dell'apprendimento di servizio. Historia posiziona le scuole al centro dell'innovazione sociale, sia nelle città che nei centri minori. Se un docente è desideroso di coinvolgere i tuoi studenti in un'attività didattica digitale ma significativa, rappresenti un ente interessato a promuovere il patrimonio culturale nella tua città in modo innovativo e accessibile, o sei appassionato di innovazione sociale e culturale. In questi casi ti invito a rimanere con noi e scoprire come Historia stai contribuendo in Italia e all'estero allo sviluppo delle competenze STEM e all'accessibilità del patrimonio culturale. Unisciti al collettivo di Historia in questo viaggio di scoperta, innovazione e connessione tra passato e futuro. Historia. La storia prende vita con un tocco delle dita.